Buongiorno a tutti amanti delle curiosità. Oggi sono qui per consigliarvi 50 youtubers che forse non conoscete. Badate bene, ispirato dal video YouTube Rewind Italia, il mio scopo è quello di farvi scoprire ragazzi volenterosi e simpatici. Se l'idea vi piacerà, si farà una parte 2. E qui entrerete in gioco voi, scrivendomi nei commenti o in privato, consigliandomi quali secondo voi sono i canali degni di raccomandazione. Buona visione! Dividerò il video in 10 categorie e per ogni categoria consiglierò 5 canali. Le categorie sono arte e disegno, doppiaggi, recensionisti, videogiochi, vlogger, guide pratiche, musica, poops, intrattenimento ed educational. Cliccando sulla notazione o ai link che trovate in descrizione andrete direttamente nella categoria che vi interessa, anche se vi consiglio di vederle tutte. Quindi partiamo dalla prima categoria, arte e disegno. Fra Frog, difficile che non la conosciate, ragazza simpatica che sprizza allegria da tutti i pori, un must per chi ama il disegno digitale. Gumitien, un'altra ragazza dalle abilità straordinarie, creatrice di anime e manga di alto livello, imperdibile se vi piace il genere. Boban Pesov, un vlogger che affianca alle sue opinioni uno speed drawing mozzafiato. Oltre ad ascoltare le sue considerazioni su argomenti inerenti a YouTube, è un piacere ammirare i suoi disegni. Ian Lloyd. Mai vista tanta bravura nel disegnare. Le idee non gli mancano. È il tempo che ha a disposizione a scarseggiare. Merita davvero molto. Digital Makeup. Vlog, tutorial e disegni bellissimi. A questo canale non manca davvero nulla. Cosa state aspettando? Andate a fargli visita. E ora una categoria che mi sta molto a cuore. I doppiaggi. ODS, ora doppiamo stronzate, un nome, una garanzia. Rispettosi ed educati, lavorano con criterio e doppiano un sacco di filmati esteri per lo più animati. LOL Fan Doppiaggi, altro canale dedicato al doppiaggio di animazioni. Troverete video virali come ASDF Movie o Pokémon e tanto altro materiale che vi strapperà una risata. Affoga la goffa. Lo so, posso risultare ripetitivo, ma questo canale è un'altra pietra miliare del doppiaggio italiano su YouTube. Anche lui si occupa di corti d'animazione. Riccardo Burbi, genio del doppiaggio amatoriale, ci stupirà con dub di serie TV, letture di poesie e serie animate giapponesi e non. Un bel elemento. Gio Pizzi. Se avete sempre desiderato poter sentire Cyanide and Happiness in italiano, Gio Pizzi è la scelta giusta. Un doppiatore coi controfiocchi. Siamo arrivati ai recensionisti. Dario Moccia. Il signor Dario ha davvero bisogno di presentazioni? Non può mancare nella raccolta di iscrizioni di un amante dei fumetti giapponesi. Grizzly Comics World. Un ragazzo che ha molto da regalare al suo pubblico. Grizzly vi regalerà informazioni più che interessanti sui fumetti americani. Federico Frusciante. Siete amanti dei film? Federico ne è un intenditore come pochi. Incredibile è la cultura sul cinema che quest'uomo possiede. Caverna di Platone, altro recensore di fumetti giapponesi, dedicato a chi non vuole perdersi le news del mondo nipponico. Horror Bakery Show, una coppia che ci regalerà delle mini recensioni concise e concrete sulle nuove uscite al cinema. Hanno la capacità per arrivare in alto, aiutateli a crescere. Ed ora una categoria che sicuramente farà arrabbiare molta gente, i videogiochi. Player Inside. Raiden e Midna sono due persone fantastiche che si completano a vicenda. Il loro amore per i videogiochi è paragonabile solo alla loro cultura videoludica. The Phantom Castle. Esperto di videogames retro, Dr. Games saprà come tenerci incollati allo schermo parlando proprio di ciò che ci piace, i videogiochi. Dedicato ai nostalgici. Super Fighting Bros. Tre ragazzi che si ritrovano il fine settimana per stare insieme e divertirsi. Si può veramente dire che questi youtubers ci mettono davvero la passione in quello che fanno. Video Girl Sky. Unboxing, reviews, cosplay e videogames. La creatrice del Rewind Italia 2014 è anche tutto questo. Divertente e carismatica, riuscirà a conquistare la vostra simpatia. Non potevo tralasciare i vlogger. V-Clave, l'uomo con la barba su uno sfondo nero. Sì, signore e signore. V-Clave vi parlerà di attualità sul tubo come nessuno farebbe mai. Geniale e affilato come una lama di rasoio. Delly Mellow. Per chi non l'ho ancora conosciuto, per molti un rompiballe, per altri un grandissimo, Delly in ogni caso fa parte della storia di YouTube Italia e quindi dargli un'occhiata non è un male. Nerd Movies Production. Un vlogger particolare, grande intrattenitore e di una simpatia quasi unica. Nei suoi video darà la sua opinione su film, videogiochi e tanto altro ancora. Else. È difficile spiegarvi cosa fa di preciso Else. Vi posso solo dire che è uno youtuber completo e molto simpatico. Uno di quei vlogger vecchia scuola che parla di ciò che gli piace davvero. Max Noreg. Volete un giusto mix tra vlogger e sketch comici? Max è un bell'omone intelligente e con la testa sulle spalle che sa quello che propone al suo pubblico.
Stufi dei soliti tutorial trash? Ecco la sezione delle guide pratiche. Sliding Theory. Siamo su YouTube e siamo creatori di contenuti multimediali, giusto? Allora ci serve qualcuno che ci spieghi le basi del videomaking e Riccardo farà proprio questo. Tutto su YouTube. Anna Cavone saprà come conquistarvi. Se siete degli YouTuber, lei fa il caso vostro. Esperta del settore, saprà darvi consigli preziosi su come far crescere il vostro canale. Giorgio Taverniti. Amico di Anna, Giorgio è un mentore del marketing e se anche voi non volete rimanere indietro con i tempi che corrono, vi conviene passare per il suo canale. HD Tutorials Ita. Siete amanti degli effetti speciali? Vorrete imparare ad usarli per inserirli nei vostri video? HD Tutorials è la scelta giusta. Qualità, capacità artistiche e simpatia. Giacomo Citro. Vi siete sempre domandati come migliorare l'audio dei vostri video? Quali microfoni usare? Come pulire una traccia audio dal rumore fastidioso? Guardate i video di Giacomo. Eccoci alla sezione musica. ASCII Channel, bravissimo autore di testi in chiave rap e creatore di vere e proprie canzoni sui videogiochi, non vi deluderà e chissà, magari un giorno lo vedremo ad Amici di Maria De Filippi. Indie Series. Siete alla ricerca di news fresche fresche sul mondo di YouTube, ma i soliti Dally Mello e V-Clave non vi piacciono? Indie Series vi stupirà fin dal primo video che vedrete. Ghilli Comics. Avete presente le Epic Rap Battle? Ghilli le ricrea in italiano solo per noi. Ah, e non vi azzardate a dire che è facile diventare famosi in questo modo, perché vi verrò a cercare. Mark The Hammer. Marco Martello. Non ho parole per descriverlo. Guardatevi un suo sketch e capirete quanto amore e impegno ci mette questo ragazzo nel creare i suoi video. Cinzix. Una voce celestiale, una voce pazzesca, una voce melodiosa, da elfo, delicata. Insomma, chiamatela come volete, ma la voce di Cinzix rimane comunque un'emozione. Non vi aspettavate di trovare anche loro, eh? I Poopers. No, Colditz, vi basta se vi dico che è il mio idolo? Un livello di intrattenimento estremo caratterizza le sue opere videoludiche. Chi dice che il poop è solo spazzatura, si dovrà ricredere. Christian Ice. Ero indeciso se metterlo nella categoria musica, ma alla fine ho optato per questa. Christian è un genio della musica, compositore e ricercatore di bestie rare del trash. Non aggiungo altro. Idiot Camel è forse uno dei migliori pooptuber in circolazione. Ormai un'icona nella sua categoria. C'è una cosa da invidiare a tutti i poopers ed è la loro voglia di collaborare. Stubarts. I suoi musical psichedelici vi faranno morire dal ridere, ma potrebbero anche farvi venire una forte emicrania. Come tutti i poopers, c'è a chi piace e a chi no. A me piace. Solvo. Ecco un altro mago delle composizioni. Ma io mi chiedo sempre come diavolo fanno a fare video di questo genere. Ci vorranno anni, santi numi. Solvo for President. Siamo arrivati a una delle sezioni più vaste di tutta YouTube. L'intrattenimento. Ariele Frizzante, detto il Baffo, è un comico che riesce sempre a strapparmi una risata. Quando lo conoscerete, mi darete ragione. Omerone. Che bell'uomo, non trovate? Stra simpatico e pieno di creatività. Questo ragazzo meriterebbe di scalare le vette di YouTube Italia. Grazie ai suoi video con cui insegna come fare le cose. Matcha Latte. Libri di giapponese, cultura nipponica, qualche pizzico di gameplay, manga e anime, cover musicali e accento toscano. Questa è la ricetta del matcha latte. Pack Tag. Oh mio Dio, di questi due ragazzi pieni di carisma mi ha colpito la battuta sempre pronta e la capacità di ironizzare sui video del web. Se non passate dal loro canale, non vi parlo più. Livio Marcone. E che dire del mio mentore? Più o meno tratta gli stessi format che tratto io, con la giusta dose di simpatia e arguzia. Un ragazzo capace di unire la piattaforma di YouTube con il suo progetto Xivios. E non potevo non mettere l'Edu. Less than free math. Vi piace la matematica? La odiate? Non riuscite a capire il vostro professore? YouTube diventa il vostro insegnante di ripetizioni, grazie a questo canale. Science for fun. Come dice la descrizione di questo canale, pillole di scienza nella vita quotidiana. Provate a immaginare come sarebbe unire insieme esperimenti sociali ed esperimenti scientifici. Link for universe. Cavolo, vi rendete conto? Un canale di YouTube che parla di spazio, ma non alla Superquark. Anzi, ce ne parla come se fosse un nostro amico di lunga data. Historical High. Abbiamo parlato di scienza, di matematica e di astronomia. Cosa manca all'appello? La storia, amici miei. E l'occhio storico di cui vi parlo è l'eccellenza in questo campo. Do you speak science? Ancora scienza, ma questa volta data in pasto al pubblico tramite il disegno e la professionalità. Provate a vedere un suo video e ditemi se vi annoia. Vi sfido! Bene, anche per oggi abbiamo finito. Ricordatevi di consigliarmi i vostri canali preferiti. Un saluto dal vostro dottor Vendetta.